Bene, un saluto a tutti e benvenuti al secondo appuntamento, alla seconda parte del mini video tutorial che prevederà approssimativamente 4 video. Quindi diciamo la seconda parte di questo video tutorial per creare un sito web responsive con Web Builder 11, grazie ad un approccio diverso, approccio diverso che ci è permesso anche dagli ultimi aggiornamenti che sono avvenuti all'interno del software effettuati appunto dalla casa madre. Ma andiamo a fare prima un breve riepilogo di quello che abbiamo visto nel video precedente. Quello che abbiamo visto nel video precedente, in breve, è che il testo in WebBuilder 11 può avere l'opzione di avere una posizione diversa in ogni breakpoint. E appunto, il breakpoint è la tecnica che stiamo usando per creare un sito web responsive con WebBuilder 11. Allora, il testo dicevamo, quindi posizione diversa a seconda dei breakpoint. Ecco. Allora, vedi che in questo breakpoint, lo vediamo in questo esempio qua, e lo vediamo anche qui sotto. Qui il testo si trova al centro, come vedi, della finestra di visualizzazione. Qui invece si trova spostato più a sinistra. Ecco, anche in questo breakpoint si trova ancora a sinistra. Poi abbiamo visto che il testo stesso può avere anche dimensioni diverse a seconda del breakpoint, come quindi ad esempio, essendo visualizzato questo sito web su un computer, come quello che stai vedendo, il testo viene visualizzato nel carattere che io ho deciso, ma se andiamo in questo breakpoint, ad esempio, simuliamo che viene visualizzato su un cellulare, ecco che il testo ha una dimensione diversa, non solo una posizione, ma anche una dimensione diversa. Infatti è più piccolo, si è, diciamo, autoadattato. Le immagini anche abbiamo visto che possono avere posizione e dimensione diversa a seconda del breakpoint, ovvero della finestra di visualizzazione. Quindi questa immagine qui ha questa posizione e questa dimensione. Se scaliamo la finestra di visualizzazione, ha una posizione diversa ma ha la stessa dimensione. Scaliamo ancora, ha la stessa posizione di prima, ma ha una dimensione più grande. Questo grazie appunto ai breakpoints e alla reattività di alcuni elementi che possono essere inseriti in un web builder per creare un sito web. Allora, alcuni elementi come il testo, le immagini sono diciamo totalmente reattivi, quindi può essere cambiata la posizione e la loro dimensione. Altri elementi come per esempio le forme, e adesso andremo a vedere un esempio, possono avere solamente posizione diversa all'interno dei vari breakpoints o finestre di visualizzazione, ma non possono avere una dimensione diversa. Però si può ovviare a questo con uno stratagemma. E nel video di oggi andiamo ad approfondire appunto questi aspetti, quindi dimensione e posizione dei vari elementi. Andiamo. Eccoci dunque nella finestra di progettazione di Web Builder 11. E questo è il sito web che io avevo già creato per il video scorso, per la prima parte di questa miniserie. Adesso ho cambiato il testo per capire meglio l'esempio della posizione e della dimensione dei vari elementi responsive. Allora, in questo video vediamo le fondamenta di un design responsive. Il concetto è quello di oggetti che vengono condivisi tra le differenti finestre di visualizzazione, oppure breakpoints. Esempio, questa è una finestra di visualizzazione a 1200 pixel, che è la finestra di default
Questa è una finestra di visualizzazione a 768 pixel e questa è una finestra di visualizzazione a 320 pixel. Qui simuliamo la finestra di lo schermo di un cellulare. Qui simuliamo ad esempio un tablet e qui uno schermo di un computer desktop o di un laptop. Quindi il concetto è capire come alcuni elementi possono essere condivisi fra le diverse finestre di visualizzazione che sia adatta a ciascuna finestra stessa, senza creare ad esempio testo che viene visualizzato bene in una visualizzazione e poi magari risulta troppo grande o risulta fuori posto in un'altra visualizzazione. Adesso in questo video vedremo come fare, quindi seguimi. Quindi quello che voglio ottenere creando un sito responsive, in questo caso con Web Builder 11, è di non dover nascondere e mostrare elementi in una visualizzazione piuttosto che in un'altra, quindi non giocare a nascondere un elemento e a mostrarlo, mostrarne una copia in una sua dimensione inferiore o in un'altra posizione. Voglio che i vari elementi, per quanto possibile, possano riadattarsi e prendere un'altra posizione basandosi sulla finestra di visualizzazione. Quindi vediamo come raggiungere questo. Allora, io ho già creato diversi breakpoint, cioè possiamo definirle anche variazioni della pagina standard, della pagina di default, che è questa qui a 1200 pixel, e qui se io vado a cliccare sulla freccetta nera sulla riga qui in alto, adesso mi trovo sulla versione a 768 pixel. Cliccando qui mi trovo sulla versione a 320 pixel. Allora, la bellezza è quella di avere gli stessi elementi, per quanto più possibile, gli stessi elementi che vengono condivisi dalle differenti versioni della pagina web e che hanno diverse posizioni e diverse grandezze. Ok, andiamo a vedere come funziona il video, per esempio, video da YouTube, che è un elemento cosiddetto responsive. Allora, siamo nella visualizzazione default, quindi 1200 pixel, e supponiamo che io lo voglio al centro. Ecco, qui la presenza delle guide mi aiutano. A 600 è il centro perfetto di 1200. Spostiamo le immagini qui, ad esempio. Adesso magari voglio che il video sia più grande perché appunto questa sezione qui mi consente di con le sue dimensioni, diciamo, mi consente di avere un video di dimensioni più grandi. A proposito, questa sezione qui è un livello che anch'esso è responsive, cioè si riadatta in base alle dimensioni di visualizzazione o chiamate anche variazioni della pagina. Quindi il video di YouTube ci consente di mantenere le proporzioni perché io ho scelto qui proporzioni 16 noni. Quindi ce l'abbiamo così grande nella visualizzazione di default a 1200 pixel. Diciamo il testo lo mettiamo a qualche parte. Ok, facciamo una cosa. Facciamo un po' più piccolino, lo mettiamo al centro. Ops. Ecco qua, il testo lo mettiamo qui. Siamo al centro. Voilà. Ma andiamo a vedere che cosa succede quando ci spostiamo diciamo nella finestra di visualizzazione a 768 pixel. Ok, io in realtà questo lavoro l'avevo già fatto e avevo già ridimensionato il video e riposizionato i contenuti all'interno del livello. Quindi avevo deciso che il video fosse più piccolo e il testo da questa parte e le icone da quest'altra parte. Quindi vediamo la differenza. Qui visualizzazione a 1200 pixel, visualizzazione a 768 pixel.
Andiamo a vedere adesso la visualizzazione a 320 pixel e puoi vedere che il video l'ho reso ancora più piccolo. Qui lo centro, questa volta lo centro di nuovo all'interno della finestra di visualizzazione di 320 pixel. Ho centrato anche il testo. A proposito, anche il testo, oltre a cambiargli posizione, ho anche ridimensionato il suo carattere e ho ridimensionato e cambiato di posizione ancora le due icone presenti. Quindi torniamo indietro a 768 pixel. Eccolo qua. E invece nella visualizzazione di default, eccolo qua. Quindi default 768 pixel, 320 pixel. Qui quindi ti ricordo, stiamo parlando di oggetti responsive, cioè che si possono riadattare nella posizione e nelle dimensioni. E queste sono le basi per la realizzazione di un sito web responsive. E Web Builder 11 ci permette di fare questo con molti elementi. Ma vediamo che cosa succede con un elemento diverso dal video YouTube, dalle immagini e dal testo. Vediamo la forma. Questa è una forma, l'ho aggiunta prendendola qui dalla toolbox, ovviamente. E siamo nella visualizzazione di default, cioè 1200 pixel. Oh, per fare questo esempio, ho creato una nuova pagina e ho rimosso il livello, così da poter spostare liberamente la forma senza problemi. Dunque, allora 1200 pixel, la forma la inserisco qui e gli do queste dimensioni che vedi. Ora, quando andiamo nella variazione della pagina 768 pixel, ecco che succede. Allora, ho ridimensionato e riposizionato testo, video e immagini. Alla forma, vedi, è fuori. Quello che posso fare con una forma è essenzialmente cambiargli la posizione tra una, diciamo, tra una variazione e l'altra della pagina, ma non posso cambiargli la dimensione. Allora, gli ho cambiato la posizione, infatti, se io torno nella visualizzazione di default, ecco che la forma viene visualizzata nella posizione che io ho inteso originariamente. Qui 768, la forma è la stessa forma, non ne ho aggiunta una copia e la forma originale viene visualizzata qui, nella posizione che io gli ho assegnato. Ma ovviamente vediamo che va a finire sotto al video. Ammettiamo che io, oltre a cambiargli posizione, voglio cambiargli anche dimensione, quindi per non farla finire sotto il video, voglio ad esempio farla così, più stretta. Ma se torniamo nella visualizzazione originale, ecco che la forma è diventata più corta anche qui. Quindi posso cambiargli la posizione, ma non la dimensione. Ecco, posizione diversa e dimensione, stessa dimensione. Ti do un suggerimento. Per quanto riguarda le forme quadrate o rettangolari, le possiamo sostituire con un livello, perché il livello è responsive e quindi tra una variazione e l'altra della pagina può essere riposizionato e ridimensionato, a differenza della forma. Allora, proprio perché la forma è unica, non ci sono copie, se io adesso la vado a cancellare dalla variazione a 768 pixel. Torniamo alla visualizzazione di default, l'ho cancellata proprio perché è unica. Ma torniamo un attimo indietro, perché chiariamo un attimo una cosa sul testo. Allora, siamo a 1200 pixel, andando nella variazione di visualizzazione a 768 pixel, vediamo che io l'ho spostato tranquillamente il testo, l'ho centrato nuovamente all'interno della nuova finestra di visualizzazione senza problemi. Infatti, se torno nella visualizzazione di default, il testo è di nuovo centrato. Che cosa succede invece se io vado a 320 pixel? Eccoci a 320 pixel. Ovviamente è quasi tutto fuori ed è quasi tutto
troppo grande per questa finestra di visualizzazione. Allora, quello che posso fare io, innanzitutto, riposizioniamo le icone qui sotto. Allora, all'interno dei 320 pixel posso anche cambiargli la dimensione perché le immagini appunto sono responsive. Infatti, vedi, default 768 320. Anche il video da YouTube è responsive. Prendo e inserisco qui al centro, vedi le guide ci aiutano sempre, queste guide azzurre che appaiono in verticale ci aiutano sempre a centrare all'interno della variazione di visualizzazione. E il testo, vabbè, adesso il testo è abbastanza, la dimensione è adatta per questa variazione di visualizzazione. Ma se io avessi voluto cambiare qui a 320 pixel la dimensione del testo, perché mi andava fuori, allora posso fare una cosa: vado nella visualizzazione di default a 1200, tasto destro sull'oggetto testo, proprietà dell'oggetto, e metto la spunta qui, abilita fonts reattivi, dimensioni diverse dei caratteri nei breakpoints. Ok, avrei potuto pubblicare il testo come immagine, però facciamo questa cosa responsive. Allora, torno in 320 pixel e adesso cambio la dimensione da 22, diciamo 16. Ecco. Posso centrare la pagina grazie alle guide. E adesso se torniamo indietro, ecco a 768, ha conservato il testo, la sua dimensione originale, e anche a 1200 pixel. Ecco la bellezza degli strumenti responsive che ci mette a disposizione Web Builder per creare il nostro sito web. Ma torniamo un attimo indietro per vedere quello che ti ho appena detto, cioè pubblicare il testo come immagine. Allora, torniamo nella visualizzazione di default, proprietà dell'oggetto. Per pubblicarlo come immagine, mettiamo la spunta qui, pubblica questo testo come immagine e scegliamo il formato GIF, JPEG o PNG o GIF ottimizzato. Facciamo delle prove per vedere qual è il risultato migliore, ecco, secondo il formato che scegliamo. Quindi, pubblicando come immagine, possiamo togliere questa spunta. Ma noi abbiamo scelto di lasciarlo come testo, quindi abilita fonts reattivi, spunta qui. Diciamo che il testo può essere utilizzato per la indicizzazione con i motori di ricerca, anche l'immagine può essere indicizzata. Quindi alla fine poi, come dico sempre, fai dei tentativi, insomma, provare non costa nulla. Allora, abbiamo visto quindi in questo video le basi per creare un sito web responsive e in particolare con Web Builder 11, cioè vale a dire il poter impostare diverse posizioni e diverse dimensioni per gli elementi cosiddetti responsive. Noi abbiamo visto le immagini, il testo e abbiamo visto la forma. Appunto, che può essere riposizionata ma non ridimensionata. E nei prossimi video vedremo che altro si può fare. Queste erano le basi e poi andremo avanti.